Uno dei capolavori del Museo Diocesano di Feltre è la croce post-bizantina del 1542. Al centro si trova la scena del Natale di soli 3 centimetri e mezzo. È molto interessante l'iconografia, che è bizantina. Difatti c'è una scritta che dice Genesis tu, Christus, cioè Natale di Gesù. Ma è un Natale secondo quello che è lo stile ortodosso, nel senso che c'è anche l'Epifania e poi appunto il Natale non è solamente la visita dei pastori, ma anche quella dei magi. E difatti nel mondo orientale il Natale è celebrato proprio il 6 gennaio. Solamente nell'Occidente, nel secolo IV, si sono divise le due feste per sottolineare nel Natale l'incarnazione contro i docetti, che erano degli eretici, che dicevano che Cristo era solamente Dio. Dokeo vuol dire sembra, mentre contro invece gli ariani che dicevano che Cristo era solamente uomo, hanno sottolineato l'Epifania, ma è stato solamente in Occidente nel secolo IV. Qui la scena presenta proprio magi, ma anche pastori, ma soprattutto il monaco del Monte Athos ha voluto dare una caratterizzazione teologica drammatica a Natale, cioè non solamente i pastorelli, non solamente i doni, ma c'è una stella cometa, anzi una luce, un sole, che è anche astronomicamente il Natalis Solis Invicti, cioè il Natale che presenta una luce sempre più intensa a livello astronomico, ma diventa proprio, secondo il Vangelo di San Giovanni, la luce venne in questo mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. E difatti c'è proprio un antro scuro, che poi è anche presente in tutte le icone bizantine, che ci fa capire che la luce di Cristo è entrata in questo mondo, ma non è stata accolta. E infatti è un annuncio di quello che sarà la passione. Cristo che entra nella morte per recuperare negli inferi, difatti quella grotta scura significa proprio la discesa agli inferi di Gesù, dal quale poi recupererà come tutte le pecorelle perdute e tutti i peccatori, perché è una simbologia molto positiva. Il Natale proprio che dice c'è il male, ma Cristo con la sua luce, pur essendo stata combattuta, riesce a vincere. Difatti, dice San Giovanni, le tenebre non l'hanno vinta. Gesù è più forte, è una luce molto più intensa con la sua bontà e il suo amore. Poi attorno a lui vediamo appunto la Madonna che accoglie i re magi, gli angeli in atto di adorazione, la montagna che significa la grande montagna di cui parlava Isaia, che è simbolo di Cristo, per cui c'è tutta una ricchezza teologica che sarebbe interessantissimo approfondire, ma che ci fa capire come anche in queste piccole opere che sembrano insignificanti c'è un ricchissimo messaggio, ma soprattutto sia teologico, ma di speranza.